Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Ivan Orrico, segretario dell'associazione EOS Arcigay di Cosenza. Un saluto, Ivan. Tutto Ciao Riccardo, bene? tutto bene, tutto bene. Perfetto. Io questa sera, appunto, approfittando della presenza di Ivan e di una prossima attività organizzata per l'appunto da EOS Arcigay di Cosenza, ho il piacere di averti come ospite per parlare di qualcosa, e ci spiegherai proprio tu di cosa si tratta. Allora, si tratta di un progetto che è il progetto Scuola Arcobaleno, è un Sì. progetto che stiamo portando avanti come EOS perché, diciamo, da dopo il Pride in poi, come associazione, stiamo cercando molto di battere sulla formazione, perché crediamo veramente che la formazione sia un po' la chiave di volta nelle tematiche LGBT, soprattutto nella nostra regione. Io in tutte le formazioni che ho fatto all'università, in qualità di segretario, mi sono reso conto che erano veramente le attività forse più utili rispetto alle altre, perché erano quelle che ti mettevano in contatto con delle persone che magari di tematiche LGBT di solito non si occupano, non si interessano più di tanto. Quindi stiamo cercando molto di valorizzare questo aspetto come associazione e proprio per valorizzarlo al massimo è nostra intenzione dapprima formarci proprio come attivisti, no? Perché poi il Sì, primo sì, sì, passo sì. per poter formare gli altri è chiaramente quello di essere formati noi come attivisti. Per cui noi abbiamo portato avanti questo progetto in cui due formatori del progetto Scuola Cassero, che attualmente in Italia è il progetto scuola probabilmente più riuscito, verranno a formare noi di EOS, ma in generale tutti gli attivisti LGBT, sia calabresi sia meridionali, chiunque voglia iscriversi potrà farlo, se vuoi possiamo anche poi parlare meglio di come. Come no, sì, anche perché io direi innanzitutto che questo corso di formazione si svolgerà a Cosenza e anche le date, che poi sono quelle che già sono pubblicizzate sul sito di euscosenza.com, che sono il 14, 15 e 16 novembre prossimi del Certo, 2014. la formazione sarà alla Casa delle Culture, abbiamo messo un limite proprio per questioni anche logistiche, nel senso che saranno delle formazioni molto anche legate all'attività di gruppo, quindi non era possibile fare una formazione per troppe persone, per cui abbiamo messo il limite di 30 Sì. partecipanti, però insomma chiunque volesse può mandare una mail all'indirizzo eostarcicheicosenza@gmail.com. Benissimo. E con i dati anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, se si appartiene a qualche associazione si specifica, altrimenti si può anche non specificare, e si può partecipare tranquillamente, si viene messi in lista per partecipare, fino a esaurimento dei posti. Speriamo che siano in molti a partecipare. Poi uno dei miei intenti principali è anche quello di, tu lo sai bene perché molto spesso ci confrontiamo su questa cosa, è quello anche di includere associazioni extra arcigay, perché insomma noi come arcigay abbiamo sempre puntato molto alla collaborazione, poi come sai non sempre è possibile collaborare su tutto, ci sono delle difficoltà, però si cerca sempre di andare verso questo orizzonte, insomma. La cosa utile è anche dire che comunque è aperto a tutti, quindi potrebbe essere anche una leva per fare conoscere la questione del bullismo omofobico anche a persone non avvezze all'ambiente LGBT, ma a persone che decidono di volerlo affrontare anche nella propria scuola. Certo, infatti noi stiamo anche invitando, diciamo, mandando un invito agli istituti scolastici perché qualora ci fossero dei professori interessati, dei docenti che siano interessati alla cosa, possono tranquillamente partecipare. È chiaro che noi daremo la precedenza agli attivisti, nel senso che è una formazione più Ovvio. specificamente rivolta agli attivisti, però chiunque volesse partecipare può tranquillamente iscriversi e appunto, cercare di portare avanti questa autoformazione che è molto importante perché, insomma, più passa il tempo, più come attivista mi rendo conto che poi si possono avere le migliori intenzioni del mondo, ma la volontà da sola non basta, c'è bisogno anche di formarsi. Per
forse da noi in Calabria c'è ancora più bisogno di formazione perché purtroppo il nostro attivismo non è sicuramente strutturato come l'attivismo di altre realtà e quindi abbiamo bisogno di portare avanti questi percorsi proprio di strutturazione, secondo me. Certo. Ivan, senti, ci sono state delle difficoltà o ci sono delle difficoltà quando si affronta a scuola proprio il tema del bullismo omofobico, in generale del bullismo, ma in questo caso parliamo del bullismo omofobico. Guarda, Quali difficoltà si affrontano? le formazioni che io ho fatto finora sono state formazioni fatte principalmente con gli universitari. Sì. Quindi non so, magari ci può essere anche un elemento legato all'età per cui personalmente non ho mai trovato difficoltà in queste formazioni, nel senso ho trovato molto interesse Ah, invece, ecco. molta apertura, molta voglia di capire e di conoscere. È chiaro che mi è capitato anche qualcuno che ha fatto delle domande particolari o che mi ha messo un po' a disagio in alcune Sì. cose. Ecco, però non ho mai trovato degli atteggiamenti veramente ostili. Cioè, in realtà ho trovato, ripeto, molto, molto interesse. Ricordo Quindi soltanto. più è quello che stavo chiedendo. Hai qualche aneddoto da raccontarci? Guarda, ricordo una ragazza che mi ha detto, cioè, lei praticamente sosteneva in qualche modo che sì, non è giusto discriminare gli omosessuali, però è anche vero che gli omosessuali portano malattie. Ah, Quindi ecco. lei si riferiva probabilmente allo stereotipo dell'omosessuale sieropositivo, Certo. piuttosto che insomma affetto da malattie venere, non lo so. E questa cosa mi ha fatto anche un po' sorridere proprio per come l'ha detto, perché c'era secondo me in questa cosa un po' un doppio pregiudizio, cioè da un lato c'era il pregiudizio di dire l'omosessuale è necessariamente malato, dall'altro c'era anche un po' un'idea punitiva del malato, no? Perché seppure una persona fosse sieropositiva, chiaramente non è che per questa ragione uno non dovrebbe ottenere i diritti e non dovrebbe essere Assolutamente. socialmente riconosciuto perché è sieropositivo o perché è affetto da qualsiasi altra patologia, cioè insomma voglio Assolutamente. dire. C'era secondo me un doppio pregiudizio in questa cosa, però ecco, devo dire che questi casi sono un po' rari e sono più legati a un'ignoranza di fondo, probabilmente, a una non conoscenza in questo senso, che non delle volontà discriminatorie vere e proprie. Cioè, ho trovato un ambiente molto, di solito molto aperto, molto tranquillo. Già il fatto stesso comunque di farti delle domande, sia positive che negative, è buono perché si interagisce, vuol dire che comunque la cosa interessa. Sì, infatti suscita un grandissimo interesse, anche per esempio una di queste formazioni l'ho fatta in un corso di diritto pubblico e Ah. io credo che era in occasione del 17 maggio che è la giornata contro l'omofobia e io credo che gli studenti fossero ben felici di trattare tematiche del genere anziché parlare, non lo so, della magistratura, del diritto costituzionale, cioè, penso che fossero anche entusiasti perché la tematica era anche un po' divergente rispetto a queste Al cose programma, diciamo un po' che sì, pesanti. ovvio, Però ecco, no, ovvio. nel senso in generale ho trovato veramente c'è molto interesse verso queste tematiche, forse più di quello che noi ci aspettiamo e c'è molta voglia di sapere. Ho visto delle persone molto, molto desiderose di fare domande. È chiaro che io in generale cerco sempre di pormi in un'ottica anche, come posso dire, di non giudizio, no? Nel senso che alcune cose, ripeto, mi mettono anche un po' a disagio talvolta, però cerco di non far trapelare questo disagio all'altro, piuttosto che di non pormi in un'ottica, come dire, quasi di io so, tu non sai, ma più che altro cerco di stimolare, proprio perché io voglio che invece emergano i pregiudizi che la gente ha, no? E quindi di modo tale da poterli poi decostruire, portando per esempio la mia esperienza, portando l'esperienza dei miei amici, E oltre a a quello. tal proposito, scusa, allora vedi che l'hai tirato in ballo. A tal proposito, la tua esperienza cioè, tu hai mai subito, sei stato mai vittima di bullismo? Hai avuto amici che ti hanno raccontato episodi di bullismo? Guarda, c'è stato un momento della mia vita in cui anch'io sono stato vittima di forme di bullismo, cioè un po' un periodo secondo me della vita
degli adolescenti che è particolarmente difficile, che è su per giù il periodo delle scuole medie, no? C'è un periodo in cui, secondo me, c'è un livello di intolleranza o comunque di non accettazione dell'altro che è superiore, proprio perché, secondo me, si è in una fase in cui si vuole affermare ciò che si è. Questa affermazione molto spesso rende un po' rigidi nei propri giudizi, no? Quasi che bisogna, sai, anche l'atteggiamento che si ha di solito nel dividere nettamente i maschi dalle femmine, io sto di qua, tu stai di là, sono degli atteggiamenti legati molto alla necessità di affermare un'identità in maniera fino anche eccessiva, no? E probabilmente un po' questo, un po' tutti i pregiudizi sull'omosessualità, ma in generale sulla non accettazione dell'altro, mi hanno causato qualche problema in quell'età particolare. È stato il periodo della mia vita in cui forse ho avuto più difficoltà ad essere me stesso. Perché secondo te non ti inquadravi nella casellina M o F? Che gli altri non mi, io non mi inquadravo, e quindi qualche problema con me stesso ce l'avevo, perché ero ancora in una fase di non pieno riconoscimento di quello che ero. Ma il problema ce l'avevano principalmente gli altri, perché magari notavano una mia differenza, no? Poi non so bene cosa notassero in particolare, però forse questa mia peculiarità in qualche modo emergeva, forse perché non ero il solito maschio competitivo che amava il calcio, che si vantava di essere stato con mille ragazze, quindi probabilmente ecco, questa cosa era una cosa che notavano e che mi facevano notare. E questo comunque, cioè, a te o comunque chi subisce la violenza, diciamo, del bullismo o del bullismo omofobico, comunque fa male. E questo può essere anche causa che si ripercuote poi anche sul rendimento, non so, a livello scolastico, emotivamente. Beh, sicuramente, guarda, non a caso è stato uno dei periodi in cui io andavo anche un po' meno meglio a scuola, insomma, andavo peggio e ho avuto anche questo genere di problematiche. Ma più che altro, guarda, penso che poi siano un po' dei segni, qualcosa che ti rimane. Io penso che la cosa peggiore che possa accadere, una cosa che dico spesso, ne parlo anche, tu mi chiedevi anche eventualmente delle esperienze di altri miei. Sì. Io per esempio ho un amico che è forse uno dei miei migliori amici, che è transgender, che io adoro, che però vedo tutt'oggi che comunque un ragazzo di 27 anni, come la gente lo guarda, come la gente lo giudica, come la gente tenta di farlo sentire inadeguato, perché poi lui è un ragazzo con una personalità forte, per cui sì, non ci sta a sentirsi inadeguato, diciamo. Però ecco, quello che dico spesso a lui quando ricordiamo queste esperienze della nostra vita è proprio il fatto di ecco, il pregiudizio e il bullismo hanno la capacità, nelle persone che non hanno ancora un io strutturato, sì, di farti sentire quasi in colpa per quello che sei, no? Cioè è come se quasi, io ricordo bene questa sensazione, è come se quasi tu non avessi neanche il diritto di controbattere a quello che ti dicono, perché se gli altri se la prendono con te, evidentemente c'è qualcosa in te che non va. Ecco, questa sensazione la ricordo molto bene, ed è forse la cosa peggiore che il bullismo può fare, cioè può rovinare veramente la relazione che tu hai con te stesso, che è la relazione fondamentale, perché poi tutte le altre relazioni sono relative, possono purtroppo sempre finire, ma la relazione con noi stessi è quella che ci porteremo per sempre nella vita, no? Farti sentire sbagliato alla fine, dici, cioè è quella sensazione che ti porti che sei inadeguato e che comunque non sei nel posto giusto, perché lo spiegavi prima, si dividono in due categorie, maschi e femmine, e tu pur essendo maschio non sei integrato in una determinata categoria, quando in realtà comunque essere gay non significa non essere maschio, o come essere lesbica non significa non essere donna. Certo, però ecco, diciamo che ecco, a questo dovrebbe servire la formazione, cercare anche di far capire questi concetti, perché su queste cose c'è tanta confusione, purtroppo.
Guarda Ivan, adesso a questo punto, siccome abbiamo parlato in questo contesto, io vorrei farti un'altra domanda relativa invece a una polemica che è scoppiata qualche tempo fa intorno a un opuscolo di Arcigay sul sesso sicuro, che diciamo metteva sotto accusa le immagini e le descrizioni proprio del sesso esplicito accompagnate da suggerimenti su come evitare di contrarre malattie venere praticando appunto il sesso sicuro. Tu cosa ne pensi e come rispondi soprattutto a chi vi accusa come Arcigay di voler insegnare il sesso ai minori o comunque insegnare il sesso in generale? Guarda, questo è un tasto dolente perché purtroppo lo sai anche tu, insomma, nel nostro paese fare educazione sentimentale sessuale nelle scuole è impossibile quasi, nel senso che ci sono delle resistenze tali per cui devi sempre combattere contro mille cose. Devo dire che io lo trovo un atteggiamento anche abbastanza sciocco, perché poi è esattamente uno dei motivi per cui in questo paese, per esempio, l'infezione dell'HIV continua ad aumentare, i contagi aumentano. Questo è anche perché purtroppo su queste tematiche non si riesce a dibattere in maniera matura, tranquilla, non ideologica, ma si deve sempre esasperare in qualche modo il tono. Io credo, guarda, poi l'opuscolo in sé, io l'ho anche visto questo opuscolo, noi ce l'abbiamo in sede, insomma. Anche io, sì. Non mi sembra qualcosa che richiama alla pornografia. Che voglio dire, se io devo così, insomma, mostrare, per esempio, come si indossa un profilattico, è chiaro che, come dire, metto delle immagini che siano esplicative, ma non mi pare che questo sia una propaganda pornografica o chissà cos'altro. È chiaro che su queste tematiche, venendo da una cultura fortemente sessuofoba, bisogna sempre stare un po' attenti, bisogna trovare anche il modo giusto per poter, diciamo, veicolare queste informazioni ai giovani. Però, insomma, mi sembra che alcuni toni siano veramente censori, cioè purtroppo pare di essere veramente ancora negli anni 50, un regime di censura che secondo me oggi è veramente ingiustificato. Pensa che in altri paesi europei, per esempio in Germania, esistono degli opuscoli che sono molto più espliciti, esistono dei testi che sono molto più espliciti, perché per esempio alcune scuole di pensiero ritengono che su queste tematiche bisogna evitare anche un linguaggio forse troppo scientifico, troppo accademico, ma anzi cercare di avvicinarsi molto al linguaggio della gente comune, degli adolescenti. Quindi, insomma, ecco, ripeto, è chiaro che su queste tematiche bisogna sempre un po' capire come veicolare le informazioni, però io credo che anche perché poi mi pare che di recente uno studio anche ha evidenziato che oltre alla classica malattia venerea, che è appunto l'HIV di cui si parla tanto, c'è la recrudescenza di altre malattie venere che riguardano molto spesso le donne, come la candida o altre malattie. Addirittura c'è stata una recrudescenza della sifilide, sentivo, leggevo, quindi è fatto la credo. È una malattia che purtroppo è ritornata molto negli ultimi tempi. E proprio perché riguarda soprattutto la categoria di persone omosessuali, ma riguarda in realtà chiunque faccia sesso non protetto o comunque faccia sesso con un partner infetto, quindi eterosessuali, omosessuali, sono un po' diciamo sotto attacco tutti, cioè non esiste poi una malattia che riguardi una categoria o meno, penso. Ma è chiaro, ecco, diciamo che gli epidemiologi sanno benissimo che non esistono delle categorie unicamente a rischio, esistono semplicemente come dire, delle pratiche che sono rischiose, ed è chiaro che esistono anche dei gruppi, come dire, che possono essere più esposti ad alcune problematiche rispetto ad altri a livello statistico, ma poi di fondo quello che fa la differenza è sempre, come dire, le scelte di vita, le pratiche che tu attui, per cui se alla fine io indosso il profilattico e mi proteggo, non vuol dire niente, non c'entra il mio orientamento sessuale. Se noi non valutiamo mai l'elemento individuale, questo rischia di portare avanti comunque delle pratiche anche discriminatorie. Recentemente, per esempio,
c'è stato il caso ancora una volta di una coppia, ora non ricordo bene dove, mi pare a Roma o giù di lì, che per esempio a cui è stato vietato di donare il sangue perché omosessuali, poi loro mi pare che abbiano anche chiamato la polizia, insomma non hanno accettato questa forma di discriminazione fine a se stessa. Ma qualche anno fa di questi casi ce ne sono stati moltissimi. Ecco, queste cose non possono essere accettate. Se noi entriamo in questa logica legata agli stereotipi, questa logica di gruppo che dimentica l'individuo, poi il rischio è questo, che comunque si faccia cattiva informazione sulle cose. Però ecco, io veramente credo che invece su questo aspetto, sulla sessualità, ci sia invece molto da dire, si debba invece parlare di queste cose perché è fondamentale, insomma. Poi voi come Osserci Gay di recente, proprio il 7, l'8 e il 9 ottobre all'Unical avete fatto un'altra bella iniziativa, che è quella Test HIV gratuito, lo avete fatto all'Unical? Sì, è un'attività fatta in collaborazione con la Croce Rossa in realtà. Ah, ok. E c'era la possibilità di effettuare il test del sangue, non quello salivare, perché adesso ci sono più test, e di farlo direttamente là. C'era un'ambulanza della Croce Rossa in cui poter effettuare il test e poi ottenere il risultato il giorno seguente. Chiaramente aveva una valenza fortemente legata alla prevenzione, al diffondere comunque le buone pratiche, no? Non solo incentivare il test, ma anche far presente che esiste la possibilità di fare il test, esistono le possibilità di prevenire questa patologia, perché abbiamo fatto anche molto opera di volantinaggio, per esempio. Sì. E quindi sì, noi siamo molto attenti in realtà a questa tematica. Devo dire che noi in Calabria, rispetto al resto d'Italia, siamo anche, tra virgolette, in qualche modo più fortunati, nel senso che i dati epidemiologici di questa regione ci dicono che in realtà l'infezione è meno diffusa rispetto ad altre parti d'Italia. Però non bisogna mai abbassare la guardia, perché ovviamente. Purtroppo io penso che il problema in questo caso, e concludo, sia proprio questo, che ci sono molte persone che pensano che quasi che l'HIV non esista più, o la classica mentalità difensiva per cui si pensa che non può mai succedere a noi, questo è sbagliatissimo. Per questo dico che bisogna parlare di queste cose anche a scuola e in ogni contesto. Giusto. Senti Ivan, ritornando sempre alla formazione Scuola Arcobaleno, io ti faccio una domanda. Ora, se mi vuoi rispondere, questo dipende da te, perché io non voglio togliere il gusto a chi parteciperà a questa bellissima formazione di scoprirlo. Siccome si parla di simulazioni, ci saranno dei giochi di ruolo, qualcosa che ci puoi anticipare, non lo so. Allora, guarda, io non sono entrato molto nello specifico, perché ho lasciato questi aspetti ai formatori, sono loro che si occuperanno di queste cose, anche perché io ho molta stima dei formatori, che sono Ezio De Gesu, che appunto ha coordinato il gruppo Scuola Cassero da diversi anni, è un suo collaboratore che è Alex Mosconi. E quindi insomma saranno loro a gestire, a occuparsi della cosa. Ti posso dire che la formazione sarà strutturata in modo tale da non soltanto passare alcune informazioni proprio legate all'ambito LGBT, quindi sì, tutta una digressione sulla questione orientamento sessuale, identità di genere, cioè quei concetti che poi dovremo andare a riportare anche agli studenti. Ma soprattutto ci sarà una parte poi legata proprio a come gestire poi questi laboratori nelle scuole, fino anche a come approcciarsi alle scuole, come strutturare un buon progetto. Quindi ecco, diciamo che tra i vari aspetti quello che avrà un maggiore risalto sarà proprio il come strutturare dei progetti nelle scuole, perché poi è comunque una formazione rivolta principalmente ad attivisti, quindi l'aspetto più dei contenuti della formazione che poi andremo ad effettuare nelle scuole è dato anche un po' più per scontato, ecco. Sì, quindi verrà trattato meno, si porrà più l'attenzione su proprio come poi presentarsi alle scuole,
come strutturare dei buoni progetti, qual è l'approccio migliore, partendo dall'esperienza del Cassero, che è un'esperienza fantastica nell'ambito italiano, perché pensiamo al fatto, per esempio, che loro hanno delle collaborazioni anche con le ludoteche, con alcune ludoteche della città, quindi per esempio fanno un'attività molto bella che è quella di leggere le fiabe ai bambini nella ludoteca di Sala Borsa, che è la maggiore biblioteca di Bologna, per esempio. Quindi ecco, c'è solo da imparare dalle pratiche positive di altre realtà e provare a poi, come dire, riprodurre queste cose, sperando che di crescere sempre di più. Ovviamente. Senti Ivan, guarda, rimangono veramente 3 minuti, io però questa cosa te la devo chiedere, siccome so che per Arcigay Cosenza è stato un anno molto intenso, è pieno di incontri decisivi, qual è però secondo te quello che maggiormente è stato di successo in quest'anno, diciamo, LGBT, ma soprattutto colorato è il termine più bello. Allora guarda, partiamo dal presupposto che ormai dopo 2 anni rotti di Arcigay, Arcigay è diventato per me praticamente un lavoro. Cioè, nel senso che un lavoro non retribuito, diciamo, però un lavoro, nel senso che poi a un certo punto, più passa il tempo, più da un lato ti appassioni a quello che fai e quindi hai voglia di fare sempre di più, dall'altro poi ci sono anche delle aspettative, partiamo da questo presupposto, perché poi sì, quando si comincia a fare bene poi c'è anche un'aspettativa per cui la gente vuole che si faccia sempre di più, che si faccia sempre meglio. Devo dire che di attività non ne abbiamo fatte tante in questi 2 anni. Guarda, il Pride, è inutile dirlo, è stato sicuramente la cosa più emozionante in assoluto, perché poi è stato quello che è un po'... ha fatto emergere più di ogni altra attività la comunità LGBT agli occhi dei calabresi, perché molte persone non sapevano neanche che ci fossero delle associazioni LGBT, perché magari sono un po' distratte, non si sono mai occupate della cosa. Col Pride la comunità LGBT calabrese, forse per la prima volta, ha avuto un momento di visibilità straordinaria, perché insomma noi il giorno dopo eravamo su tutti i quotidiani calabresi, sul TG3 regionale, cioè per la prima volta il movimento LGBT calabrese ha avuto una visibilità che è veramente storica, e secondo me da quella visibilità dobbiamo ripartire noi, perché è stato un momento importante, ma non basta, cioè adesso dobbiamo cercare di capitalizzare quell'esperienza, cercare di implementare delle buone pratiche, di collaborare sempre di più e provare anche a trasformare quel consenso sociale, quella massa di persone che è venuta al Pride, anche in un risvolto politico, e quindi cominciare anche ad ottenere un po' più l'attenzione che meritiamo come comunità LGBT calabrese. Poi attività ce ne sono state tante, sicuramente ti cito l'esempio delle attività che abbiamo fatto in sede, un'attività apparentemente secondaria, ma secondo me invece molto importante, è quella che abbiamo fatto con l'ausilio della psicologa Simona Coscarella, che è l'attività appunto di gestione di gruppi di discussione. Sono aspetti molto importanti, perché molto spesso noi in questi gruppi accogliamo persone che hanno delle problematiche, per esempio con la famiglia, piuttosto che di accettazione di sé o quant'altro, e riusciamo attraverso questa attività molto spesso poi a incentivare queste persone a riattivarsi. L'ultimo ragazzo, per esempio, che uno degli ultimi ragazzi con cui mi sono relazionato, per esempio, è stato inserito in un progetto anche di tirocini formativi, cioè stiamo veramente cercando di anche sostenere queste persone da tutti i punti di vista, per favorire un percorso proprio di emancipazione personale. Perfetto. Giustissimo Ivan. Senti, allora a questo punto io concluderei dando un ultimo input su questa formazione Scuola Arcobaleno, ripetendo innanzitutto i giorni in cui si svolgerà questa formazione, il tempo, perché mi pare che va presentata entro il giorno 10 la domanda, giusto? Sì, entro il giorno 10 bisogna iscriversi, la formazione sarà il 14, il 15 e il 16 di novembre presso la Casa delle Culture di Cosenza, come dicevo prima, e nient'altro, sarà sicuramente una formazione, io ripeto, spero che saranno presenti persone
esterne ad EOS, perché questa formazione in origine è nata come autoformazione nostra, poi abbiamo deciso di allargarla a quante più persone possibili, quindi spero che vengano molte persone anche esterne al nostro comitato, perché lo spirito è quello di fare delle cose che servono a tutti, non alla visibilità di un'associazione. Io non ho mai tenuto molto alla volontà di, che purtroppo talvolta c'è in generale nell'associazionismo, di far primeggiare qualcuno e mettere in ombra qualcun altro. Non mi interessa, mi interessa raggiungere degli obiettivi. Benissimo. Io ricordo soltanto che si può inviare questa domanda per aderire al, a questo corso a eosarcigheicosenza@gmail.com. Inoltre c'è la pagina Facebook che è eosarcigheicosenza, giusto? Sì. Oltre che la pagina cioè il sito web. Esatto. E comunque chi volesse contattare te, Ivano Enrico, oppure Lavinia Durantini, lo può fare anche sia su Facebook, ma cercandovi, perché comunque bene o male mettendo il vostro nome sulla rete ormai su Google si trova di tutto, quindi siete diventati ormai anche famosi, quindi problema non ce n'è. Magari si avvicineranno altre persone o comunque qualcuno che vuole seguire questo bel corso di formazione. Ivan, io ti ringrazio tanto, niente, ci vediamo per prossime avventure, ecco, nuove esperienze, e a questo punto cedo la linea a Donato Volpicella, che è la regia, e ti ringrazio ancora, Ivan. Grazie a voi e un saluto a tutti.